Siamo con il commissario tecnico della nazionale Under 23, Marino Amadori, qui in pista per guardare atleti che fanno non solo strada, ma anche pista, perché la pista è il completamento della strada. Beh, sicuramente come tu hai detto, da anni che lavoriamo in sinergia con la struttura della pista, perché veramente l'attività su pista può dare qualcosa in più anche ai stradisti. Qui abbiamo visto negli ultimi anni, prendiamo Viviani che sta dimostrando il suo valore, facendo anche piste su strada, sta facendo dei grossi risultati con il Giro d'Italia. Ecco, lei ha visionato tantissimi atleti tra gli under 23 che poi sono passati professionisti, insomma, in un certo senso questa è un po' la scuola. Sì, la scuola, specialmente per quei tipo, quei ragazzi che hanno quelle attitudini di passisti veloci, di cronome, la pista può dare qualcosina in più a livello internazionale. Abbiamo degli esempi eclatanti che chi fa pista veramente può emergere ad alti livelli, specialmente nel mondo dei professionisti. Lei ha avuto Filippo Ganna tra gli under e poi l'ha passato di mano a Cassani. Sì, Filippo Ganna è un altro di quei ragazzi che veramente grazie alla pista è cresciuto tantissimo e sono convinto che nel mondo dei professionisti crescerà e fra un po' di anni avremo un grosso corridore, anche, ma non solo a crono, anche per certi tipi di gare, specialmente classiche del nord, sarà uno dei più forti che abbiamo.